Cari concittadini, in questo momento ho firmato l'ordinanza per far disputare qui allo Stadio Miramare di Manfredonia la partita finale di playoff Manfredonia-Biceglie. Grande assunzione di responsabilità per il bene di questa città che merita che queste manifestazioni si facciano vicino ai propri tifosi, vicino ai propri simpatizzanti. Saranno 2 giornate piene di sport per Manfredonia, il rally di sabato e domenica, con rientro a Manfredonia domenica pomeriggio e la partita allo Stadio Miramare domenica pomeriggio, subito dopo il rally. Quindi siamo tutti felici e con grande gioia ho voluto annunciarvi queste manifestazioni che riportano attraverso lo sport Manfredonia ad essere vista da tutti quanti in maniera di esempio per valorizzare i ragazzi, per valorizzare lo sport, per valorizzare tutte quelle attività che saranno il futuro di questa città. Io mi aspetto tanto da questa manifestazione, ma faccio un appello a tutti quanti voi, faccio un appello ai tifosi, faccio un appello alla squadra, faccio un appello a tutti i simpatizzanti, a tutti i concittadini. Viviamo queste 2 giornate con grandissima responsabilità, con senso civico, perché allo stadio ci saranno famiglie, ci saranno bambini, a seguire il rally ci saranno famiglie, ci saranno bambini, dappertutto. Questo deve essere vissuto come un grande momento della nostra comunità. Io sono fiducioso e sono convinto, per come avete sempre dimostrato con forte senso di responsabilità, che ci aiuterete e mi aiuterete in questo processo per far capire a tutti che Manfredonia è una città che sta dimostrando, anche attraverso lo sport, di essere una città viva. Grazie a voi cittadini, forza Manfredonia e soprattutto speriamo che queste manifestazioni diventino sempre manifestazioni più importanti per la città. Vorrei infine, e non da ultimo, ringraziare, ma ringraziare veramente di cuore, la prefettura, la questura, le forze dell'ordine tutte, i miei dirigenti, l'ingegner Di Tullo, il segretario Maurizio Guadagno, tutto il mio staff che mi ha aiutato a superare questo momento difficile e ripeto con grande atto di responsabilità. Un augurio e un in bocca al lupo. E un grazie al presidente Di Benedetto per quello che ha fatto quest'anno per la squadra di calcio. E veramente domani vorrei vivere con lui momenti di felicità immensa. E soprattutto un grazie e un auguro anche di bocca al lupo al presidente Rando Colicelli, concessionario dello stadio con l'SSD Manfredonia Calcio. Penso che questo percorso durerà molto e sono convinto che questa città avrà tantissime altre soddisfazioni.